Eppure, nonostante tutto, qualche mistero ancora resta. E restano ancora molte cose da chiarire. Soprattutto, resta da capire come e perché sia successo questo. Qui c'è un ragazzo che sta perdendo conoscenza. C'è un ragazzo in un lago di sangue che sta perdendo conoscenza. Ma la nostra storia non inizia in quei giorni di luglio del 2001, inizia molto prima, il 5 aprile del 2000, quando l'allora presidente del Consiglio Massimo D'Alema presenta un disegno di legge per tenere a Genova la prossima riunione del G8. Tutti gli anni i leader e le delegazioni dei 7 paesi più industrializzati del mondo, più la Russia, si riuniscono per discutere di problemi politici ed economici. G8 significa infatti gruppo degli 8, Stati Uniti, Giappone, Germania, Regno Unito, Francia, Italia, Canada e Russia. Lo fanno in uno degli Stati membri a rotazione. Nel 1994 lo hanno fatto a Napoli, nel 2001 tocca di nuovo all'Italia e viene scelta a Genova. Attenzione però, organizzare un vertice del G8 non è facile. Ci sono problemi logistici naturalmente, premier, leader, capi di Stato, delegazioni, ministri. Ci sono problemi di sicurezza, l'11 settembre non è ancora avvenuto, ma di terrorismo se ne parla da sempre. E poi ci sono problemi di ordine pubblico, perché anche a Genova, come in altri casi, ci si aspettano numerosi e imponenti manifestazioni di protesta. Sì, perché i primi 5 paesi membri del G8 sono effettivamente i paesi più ricchi del mondo, mentre gli altri sono quelli più importanti dal punto di vista economico e politico. Ma c'è anche chi non è d'accordo con la loro visione del mondo, con concetti come mercato, neoliberismo, globalizzazione. Lavorare meno, lavorare tutti, bianchi, neri, salvi e brutti. Globalizzazione, multinazionali, transgenetica, contro l'idea che un altro mondo è possibile. Ho partecipato alle manifestazioni del luglio 2001 contro il vertice G8 di Genova perché mi identificavo pienamente in quelli che erano in quei giorni due fra gli slogan più diffusi, quelli che leggevamo continuamente sugli striscioni, sulle magliette che portavano i manifestanti. Erano un altro mondo è possibile. E l'altro slogan era voi G8, noi 6 miliardi. Per manifestare a Genova contro il G8 è nato il Genoa Social Forum, che ha elaborato un piano di lavoro, il Patto per Genova, e ha riunito diverse associazioni e organizzazioni, almeno 700 sigle italiane a cui se ne aggiungono tantissime straniere. Tutte di diversa ideologia e di diversa ispirazione. Si va dai cattolici del movimento Pax Christi fino ai ragazzi del centro sociale Leoncavallo e poi Manitese, Lega Ambiente, l'Arci, i giovani di Rifondazione Comunista, la sinistra giovanile. Ci sono anche i movimenti della rete Lilliput, ispirati a padre Alex Zanotelli. La mia storia è caratterizzata dal fatto di essere andata assieme a mio marito in Africa a fare 4 anni di servizio lavorando in ospedali africani. E sono venuta a contatto con una realtà drammatica. Questo è stato il motivo della mia partecipazione a Genova. E comunque nell'ambito di alcuni movimenti, tra cui la rete di Lilliput, con Francuccio Gesualdi, ci siamo uniti a questo gruppo di persone con le stesse nostre motivazioni, assolutamente pacifiche. Le prime riunioni per la sicurezza e l'ordine pubblico del G8 di Genova si tengono a partire dall'autunno del 2000, coordinate dal ministro degli interni Enzo Bianco e dal capo della polizia Gianni De Gennaro. Il centro di Genova viene distinto in 3 zone concentriche. Una rossa, quella in cui si tiene il G8, inaccessibile praticamente a tutti, soprattutto ai manifestanti. Una gialla, in cui i manifestanti possono andare ma non tenere cortei, e una verde, aperta a tutti e alle manifestazioni. Poi cambia il governo. L'11 giugno del 2001 entra in carica il secondo governo Berlusconi e il ministro dell'interno diventa Claudio Scajola.
resta la zona rossa, mentre la zona gialla si apre alle manifestazioni e continuano gli incontri tra i responsabili dell'ordine pubblico e i rappresentanti del Genoa Social Forum, il cui portavoce è il presidente della LILA, la Lega Italiana per la Lotta all'AIDS, Vittorio Agnoletto. Prima di Genova vi sono tre incontri. A questi incontri partecipa una delegazione del Genoa Social Forum, che è appunto la struttura che tutte le associazioni che hanno sottoscritto il patto per Genova si sono date. A tutti e tre questi incontri partecipa il capo della polizia, De Gennaro. Al secondo incontro, che si svolge a Roma mentre gli altri due si svolgono a Genova, partecipa anche il ministro Scajola e il ministro Ruggero. Secondo il patto per Genova, tutte le manifestazioni del Genoa Social Forum dovranno essere comunicate per tempo, autorizzate e assolutamente pacifiche e non violente. Il centro della città, aperto ai manifestanti, viene diviso in piazze tematiche, dedicate alla lotta alla povertà, AIDS, globalizzazione e temi sociali ed economici. I motivi che mi avevano portato a Genova insieme a un gruppo di amici erano stati quelli di poter partecipare a una manifestazione che sembrava in quei giorni essere davvero molto significativa, sembrava essere un fatto epocale, sembrava un appuntamento al quale non potevamo mancare, anche se in quei giorni si capiva che c'era una forte tensione. Forte tensione, molto forte. La situazione diventa sempre più difficile ancora prima che accada qualcosa, ancora molti mesi prima della data d'inizio del G8. Circolano voci inquietanti che fanno crescere la tensione. L'allarme è partito dai servizi segreti e non sono solo quelli italiani ad essere preoccupati. Si teme che gruppi sovversivi possano infiltrarsi tra le maglie del cosiddetto popolo di Seattle per compiere attentati con armi non convenzionali e a basso costo. Il questore di Genova, Francesco Colucci, dirama un'ordinanza che mette in guardia dal lancio di frutta con dentro lamette da rasoio. C'è qualcuno che parla di pneumatici incendiati da far rotolare contro le forze dell'ordine. Il Corriere della Sera riprende un rapporto dell'antiterrorismo che parla di tempeste di SMS per confondere le comunicazioni, di attacchi con le fionde e cani pitbull. Ci si mette anche la stampa straniera. La BBC annuncia che il governo italiano avrebbe provveduto all'acquisto e allo stoccaggio di almeno 200 body bag. Sono quei sacchi di plastica con la cerniera in cui si mettono i corpi dei morti, come per i soldati uccisi in guerra. E come già accaduto in altri casi, c'è anche un documento anonimo, ritrovato il 5 giugno davanti a Palazzo Chigi. 11 pagine scritte con il gergo dei servizi segreti, in cui si rivelano dettagli riservati del piano per l'ordine pubblico a Genova. Si dice che sia stato un errore affidare l'ordine pubblico a un estremista di sinistra come il vicecapo della polizia Ansoino Andreassi. E poi c'è anche un altro elemento molto inquietante. È fin troppo facile, dice il documento, prevedere che giovani poliziotti, magari inesperti ed esausti dopo giorni di veglia, se isolati, possano reagire sparando. Oddio, cazzo, sono tutto... Oddio! La tensione cresce. I responsabili dell'ordine pubblico concentrano a Genova un numero impressionante di uomini. 11.000, secondo il capo della polizia De Gennaro, tra polizia, carabinieri, guardia di finanza e guardie forestali, molti provenienti da gruppi speciali, come il settimo nucleo speciale antisommossa, creato apposta per l'occasione, il settimo cavalleria lo chiama qualcuno, comandato dal primo dirigente di polizia, Vincenzo Canterini. Di questi, 6.000 sono fuori dalla zona rossa e alcuni hanno ricevuto in dotazione un nuovo tipo di manganello, diverso dal vecchio manganello di gomma. Si chiama tonfa, ha una forma ad L e soprattutto è in alluminio. Altri 4.000, rinforzati da reparti dell'esercito, stanno dentro la zona rossa, che viene blindata con reti metalliche montate su blocchi di jersey, container e mezzi della polizia. 8 chilometri, che hanno come centro il Palazzo Ducale, sede del G8, e che rinchiudono parte del centro della città e della zona portuale,
e 30.000 abitanti che vengono controllati regolarmente. La stessa città si blinda. Molti genovesi si chiudono in casa o chiudono i negozi sbarrando porte e vetrine. Altri se ne vanno proprio, via dalla città in stato d'assedio, con batterie di missili all'aeroporto contro eventuali attacchi terroristici. L'11 settembre deve ancora venire, ma non importa, è già nell'aria. La tensione cresce. Giornali e telegiornali danno ampio spazio alle dichiarazioni di Luca Casarini, portavoce delle Tute Bianche, che parla di guerra ai potenti dell'ingiustizia e della miseria, e anche alle immagini delle Tute Bianche che si allenano a resistere ad eventuali scontri con le forze dell'ordine, con caschi, imbottiture di gomma e scudi di plexiglass. Io faccio il giornalista e da diversi anni ormai ho cominciato a interessarmi dei movimenti che vengono definiti contro la globalizzazione. Sono andato a Genova il 21 luglio del 2001 sull'onda dell'esperienza che avevo fatto alcuni mesi prima, quando ero stato nel gennaio sempre del 2001 a Porto Alegre. Genova rappresentava in quel momento, come dire, la tappa successiva. Sono andato nel mio giorno libero perché continuo a seguire queste cose per mio interesse professionale, però non per il mio giornale. Sono tante e molto diverse le anime del movimento. Sono tante e molto diverse, sia nell'ideologia che nelle intenzioni, le persone che si apprestano ad andare a Genova per manifestare contro il vertice del G8. Gli operatori del reparto mobile, secondo me, non erano in grado di distinguere le varie anime della contestazione. È un'operazione estremamente complessa per chi seguiva costantemente, giorno per giorno, l'evolversi della situazione. In più, per un operatore che lavora, e l'età media è anche molto bassa, quindi un operatore del reparto mobile, l'età media è sui 20, 22, 25 anni, non aveva ancora una coscienza dell'incontro con una realtà così diversa, per tutta una serie di motivi. Prima di tutto perché è abituato allo scontro, io sto parlando all'interno degli stati. I reparto mobili sono così confinati all'esterno delle città e spesso e volentieri, senza dubbio, sono loro i protagonisti dell'ordine pubblico, il tentativo di arginare anche lì la violenza la domenica. Ci si abitua allo scontro, ci si abitua a considerare l'altro un nemico. Forze dell'ordine da una parte, manifestanti dall'altra, in una situazione di crescente tensione. Ma chi se ne intende veramente sa che il pericolo è un altro. Sono i Black Bloc. Ma chi sono i Black Bloc? Cosa sono i Black Bloc? Anarchici, li definisce genericamente la stampa, anche se di anarchico le manifestazioni paramilitari organizzate viste a Genova hanno sicuramente ben poco. A chiamarli così, Schwarzer Block, blocco nero, era stata la polizia di Amburgo negli anni Ottanta, che aveva identificato la frangia più estrema degli autonomen, gli autonomi dell'estrema sinistra. Poi cominciano a chiamarsi così alcuni gruppi anarchici americani, il nero infatti è il colore dell'anarchia. I Black Bloc compaiono per la prima volta alle manifestazioni contro la prima guerra del Golfo e diventano famosi con le contestazioni al vertice dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che si tiene a Seattle nel 1999. Una protesta violenta che si ripete anche a Praga, nel settembre del 2000, in occasione della riunione per il Fondo Monetario Internazionale. 11.000 agenti contro 9.000 manifestanti, con centinaia di feriti e più di 900 arresti. E anche a Göteborg, il 15 giugno, in Svezia, in occasione del vertice dell'Unione Europea, in cui la polizia svedese spara, ferendo gravemente un giovane manifestante. Black Bloc tedeschi, danesi, olandesi, turchi, americani. Non sono un vero e proprio movimento, con una gerarchia dei capi o dei membri, quanto piuttosto un'ideologia, un modo di intendere la protesta, che aggrega, nello stesso luogo, estremisti politici consapevoli e motivati, ma anche violenti estemporanei, teppisti da stadio e delinquenti.
Come dice Colin Clyde, uno dei simboli del movimento Black Bloc, un giovane dalla testa rasata, protagonista degli scontri di Seattle, prima di noi la protesta era così noiosa. Va bene, non sono un movimento identificabile, però molti Black Bloc sono già conosciuti e schedati da molto tempo. Mi risulta anche che non ci sia stata alla frontiera francese proprio la volontà di bloccare determinati personaggi, di fare un filtro. Ci sarebbe un piano per bloccare fin dall'inizio le persone sospette che vengono da fuori, fermarle alla frontiera su segnalazione delle polizie e dei servizi segreti stranieri. Il trattato di Schengen, infatti, che apre le frontiere a molti dei paesi europei, in quei giorni è sospeso. In particolare si pensava di procedere all'arresto di tutti i manifestanti che venivano trovati in possesso di armi, strumenti atti a offendere, con l'accusa di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio. Chiaro che non è così facile, non è che dice si dovevano arrestare chiunque, ma tutto questo doveva avvenire sulla base di alcune indicazioni che le nostre forze di polizia avevano avuto da collaterali organi stranieri. Si tratta di stirare al massimo i termini consentiti per la carcerazione preventiva. Accusa di associazione a delinquere per devastazione e saccheggio. 12 ore per la convalida del fermo, altre 48 ore per la convalida del pubblico ministero, più altre 48 per la convalida del GIP. Fanno 4 giorni e mezzo. Quando fossero usciti, e comunque da carceri lontane dalla città, il G8 sarebbe stato praticamente finito. Alle 8 del mattino del 17 di luglio dispongo che vengano aperti i siti penitenziari di Bolzaneto e di Forte San Giuliano. In realtà, come poi è avvenuto, né il 15, né il 16, né il 17, né il 18, né il 19, né il 20 mattina è stato mai condotto un arrestato in questi siti. C'è stato il personale di polizia penitenziaria che è stato lì a girare i pollici senza far assolutamente nulla. Ma il nero non è l'unico colore che compare nelle informative indirizzate ai responsabili della sicurezza. C'è anche il rosa per gli ambientalisti e i pacifisti. C'è il giallo per le tute bianche e i centri sociali. E c'è il blu per gli autonomi. Nelle informative dei servizi segreti sono schedati in ordine di pericolosità e violenza. C'erano dei titoli sui giornali, ma anche sulla stampa, sulla televisione, che rendevano il clima abbastanza esasperato. Io ho parlato di una profezia che si autoadempie, è quello che è stato il G8 a Genova, un qualcosa che è stato ripetuto più volte e alla fine è quasi se... che i mezzi di comunicazione, gli uomini, la polizia, ma anche i manifestanti cercassero un risultato e il risultato più o meno c'è stato. Ma c'è anche qualcos'altro in quei giorni a far salire la tensione prima del G8. È qualcosa che abbiamo già visto spesso. Ci sono le bombe. In un'atmosfera tutta particolare come quella che Genova sta vivendo in queste ore, una scena del genere non è poi così inconsueta. Gli artificieri fanno saltare in aria la portiera di un furgoncino che un incauto proprietario ha lasciato sotto le mura di malapaga. La mattina del 16 luglio un pacco bomba esplode nella caserma dei carabinieri di Genova San Fruttuoso, ferendo gravemente un giovane carabiniere di leva, l'ausiliario Stefano Storri. Il giovane carabiniere riceve dalla solita postina un pacco indirizzato alla stazione di San Fruttuoso. Lo apre, c'è un portafoglio da donna. Non ha tempo per riflettere, gli scoppia in faccia. Non è l'unica. Ce ne sono altre due che fortunatamente non esplodono. Trovate dalla polizia la sera stessa e la mattina del giorno dopo, vicino allo stadio Carlini, dove già si stanno accampando alcuni manifestanti. Quella alla redazione del TG4, invece, esplode. Una busta come tante altre, dentro sembrava esserci una cassetta VHS, era arrivata ieri alla TG4 a Milano, ma solo oggi alle 12.25 l'impiegata l'ha aperta, rimanendo ferita alle mani e alle braccia. La busta è indirizzata al direttore Emilio Fede, ma come prevedibile ad aprirla è la sua segretaria di redazione, Cristina Pastromerlo, che resta ustionata alle mani dall'esplosione.
Genova intanto si prepara ad accogliere gli ospiti del G8. Il presidente del Consiglio Berlusconi ha curato personalmente la disposizione delle fioriere in piazza Matteotti, di fronte a Palazzo Ducale. E c'è anche un'ordinanza che vieta di mostrare la biancheria stesa ad asciugare. Presidente, com'è Genova? Mi pare che abbia cambiato faccia, non è vero? Questo è quello che mi hanno detto i genovesi. Si stanno preparando in tanti, anche se nessuno neppure immagina quello che accadrà. Però ce ne sono anche tanti, tantissimi, quasi tutti, che non si preparano per niente, che a Genova ci vanno e basta, ad esercitare il loro diritto di manifestare, a far sentire la propria voce, ad affermare, secondo le proprie idee, che un altro mondo è possibile. Io a Genova ci volevo andare perché, insomma, da quegli anni, era diversi anni che facevo volontariato internazionale e avevo molti motivi per andarci, per la quanto riguarda la mia opposizione alla globalizzazione dal punto di vista economico soprattutto. E poi mi occupavo e mi occupo ancora di fotografia e avevo contatti, amici all'interno di Indimedia e quindi volevo in quei giorni riprendere questo evento che per me, insomma, era un evento molto interessante. Mercoledì 18 luglio trascorre tranquillamente in un clima di festa. Dibattiti, incontri, eventi e alla sera il concerto di Manu Chao con più di 20.000 spettatori. Il chefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifesto zapatista in Napoli. Tutto tranquillo anche il giorno dopo, giovedì 19. Nel pomeriggio si tiene il primo dei cortei previsti, quello dei migranti. To do everything together. 50.000 persone in un corteo ordinato, festoso e coloratissimo, pieno di musica, in rappresentanza di più di 100 paesi. Partono da Piazza Sarzano e arrivano fino a Piazza Kennedy, senza incidenti. Anche se dietro, in coda al corteo, ogni tanto compaiono i Black Bloc. Venerdì 20 luglio, a Palazzo Ducale, all'ora di pranzo, arrivano i grandi della terra, i leader dei 7 paesi più industrializzati del mondo, più la Russia, e le loro delegazioni. Ci sono George W. Bush e Tony Blair, Chirac, Schroeder e tutti gli altri, ricevuti dal Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. Intanto, dall'altra parte, fuori dalla zona rossa, i manifestanti raggiungono pacificamente le piazze tematiche. Il bianco riassume tutti i colori che quindi portiamo tutti con noi e poi è un simbolo di pace. Link, striscioni, cappelli, pannoncini e quant'altro verranno appesi e verrà in un certo senso dissacrata la rete. In fila indiana, cioè intanto una dimostrazione. È caldo, c'è un bel sole. A Genova ci sono 20.000 manifestanti e tutto sembra andare benissimo, senza problemi e senza incidenti. Ma non è vero, sta succedendo qualcosa. Fino alle 10 del mattino, un gruppo di Black Bloc si riunisce in piazza Danovi, dove è fissata la piazza tematica dei Cobas. Sono più di un centinaio e con calma e determinazione si mettono a smantellare le pietre del selciato, a sradicare i pali della segnaletica stradale, anche le ringhiere metalliche delle aiuole. Sono cose che diventano armi, proiettili, spranghe. Poco lontano ci sono giornalisti che riprendono tutto quello che sta accadendo e ci sono anche le forze dell'ordine, che però non intervengono. Genova, Genova è molto grande. Molto grande. Noi abbiamo deciso che questa è una piazza di contenuti politici, non di scopo. Questa è la piazza, è scritto. C'è un altro gruppo di Black Bloc, sono almeno 500, che partono da Piazza Trento dietro uno striscione con soprascritto Smash, spacca, e attraversano la città. Sono Black Bloc stranieri, anarco-insurrezionalisti e autonomi italiani. Non puntano sulla zona rossa, non la considerano neanche. Si muovono ai limiti della zona gialla, a macchia di leopardo, Piazza Danovi, Piazza Tomaseo, Piazza Giusti. Si concentrano su banche, finanziarie, agenzie di lavoro interinale, auto parcheggiate. Sfasciano le vetrine, devastano gli interni e danno fuoco a tutto. Attaccano anche le forze dell'ordine, rapidamente, con lanci di sassi. Poi si disperdono e si riuniscono da un'altra parte.
Verso le 3 del pomeriggio, un gruppo di Black Bloc si stacca dal corteo e attacca il carcere di Marassi con bottiglie Molotov. Un reparto di carabinieri che sta lì davanti è costretto a scappare. I Black Bloc bersagliano le finestre e il portone, che prende fuoco, e si allontanano soltanto quando gli agenti della polizia penitenziaria tirano fuori le armi. Quando la polizia arriva in soccorso del carcere, non trova più nessuno. I Black Bloc sono scappati verso Piazza Manin. Trova a Marasse, per il momento non c'è nulla, hanno fatto un po' di casino qua, hanno bruciato, ma non ci sono manifestanti in questo momento. Che dobbiamo fare? Allora, gamma 19, va bene così, si avvicini subito a Piazza Manin. Piazza Manin è una delle piazze tematiche organizzate da Social Forum. Lì ci sono i manifestanti della rete Lilliput, i più tranquilli, i meno aggressivi, i più pacifici di tutti. A un certo punto sentiamo arrivano. E io vedo, arrivano, vedo alcuni ragazzi vestiti di nero che corrono, ma ragazzi giovani. Quello che è stato tremendo è che dietro a questi quattro ragazzini è arrivato, io mi sono vista arrivare un esercito, cioè un grosso nucleo di camionette della polizia, di blindati penso, che arrivavano ed occupavano tutta la strada. Io sono un'ingenua e mi ricordo che pensavo, i miei pensieri erano di questo tipo, questa è la polizia che ci dovrebbe proteggere. Abbiamo lunghe tratte a Piazza Manin. Attenzione, cerchiamo di fare dei fermati, cerchiamo di portare via delle persone, cerchiamo di fare dei prigionieri. Operativo la 19. La polizia carica i manifestanti che si trovano in Piazza Manin. Spara i lacrimogeni, carica, picchia, ferma, ma non i Black Bloc, che non ci sono più. Gli altri sono tutti qua con le mani alzate. Ci sono soltanto i pacifisti della rete Lilliput, che si sono dipinti le mani di bianco e le alzano anche, in segno di resa non violenta. Si sono allontanati purtroppo, delle traverse. Gamma 19, i feriti sono nostri? Sono dei dimostranti. 60 feriti, alcuni anche abbastanza gravi. Gente intossicata dai lacrimogeni, volti coperti di sangue e due fermati. E a un certo punto la carica è avanzata, e c'erano dei poliziotti che hanno cominciato a colpire e molto rapidamente mi sono accorta che uno mi aveva dato un bel colpo in testa. Manifestanti, quelli più pettinotti ed altro, si sono allontanati purtroppo, nelle traverse. La rete Lilliput, si sono concentrate dentro la piazza, abbiamo due fermati, se potete mandare qualcuno a prenderli. Il disastro del G8 di Genova, con tutta la sua assurda e inspiegabile violenza, inizia qui e non si ferma. Noi eravamo già arrivati a Genova il giorno prima, il 20, perché intendevamo partecipare alle manifestazioni che c'erano in quel giorno, e c'era una manifestazione presso una piazza, Piazza Manin, credo di ricordarmi, e poi c'era il corteo, quello più grosso, dei disobbedienti. Assieme a quello dei CUB, il corteo dei disobbedienti è l'altro grande corteo organizzato da Genova Social Forum per quel pomeriggio. Sono 15.000 persone che partiranno dallo stadio Carlini e arriveranno fino a Piazza delle Americhe, dove termina l'autorizzazione per il corteo e dove si trovano i plotoni di carabinieri e di polizia comandati dal primo dirigente Angelo Gaggiano. In testa al corteo ci sono le tute bianche con gli sbarramenti di plexiglass, la testuggine la chiamano. Scudi, caschi e protezioni fatte con salvagenti da mare, bottiglie di plastica legate alle braccia con il nastro adesivo da pacchi e occhialini da piscina contro i lacrimogeni. Si sono preparati a possibili scontri con le forze dell'ordine, visto il proposito, espresso più volte, di violare la zona rossa che sta proprio lì vicino. O forse no, stando a quello che dirà in seguito il questore di Genova Francesco Colucci, che c'erano degli accordi, un'azione dimostrativa, i due schieramenti che si fronteggiano e la zona rossa che viene violata soltanto simbolicamente, una sceneggiata e poi basta. Ma non andrà così. Mentre ci avvicinavamo alla zona di Piazza Manin,
Così all'improvviso, come sbucati da chissà dove, sono venuti incontro rispetto alla direzione da cui arrivavamo noi, un gruppo piuttosto folto di ragazzi che indossavano abiti scuri, molti avevano delle sciarpe intorno al viso. Questo gruppo molto folto di ragazzi ha cominciato a distruggere tutto quello che c'era, a procurarsi benzina svuotando i serbatoi di motorini che erano parcheggiati lì nella zona, a dare fuoco ai cassoni dell'immondizia, a sfasciare delle macchine. In realtà io mi attendevo che da un momento all'altro delle forze dell'ordine, insomma la polizia o chi per loro, sarebbe intervenuta per rincorrere queste persone, per fare qualcosa insomma per l'ordine pubblico, ma inspiegabilmente non è arrivato nessuno. Sono le 2:30 del pomeriggio. Il corteo dei disobbedienti è partito dallo stadio Carlini ed è arrivato in via Tolemaide. Un lungo rettilineo chiuso su un lato dal muraglione della ferrovia. Un chilometro più avanti c'è Piazza delle Americhe con le forze dell'ordine. Ma più a nord, in Piazza Giusti, ci sono i Black Bloc che stanno devastando tutto. E allora la centrale operativa della Questura chiede al primo dirigente della Polizia di Stato, Mario Mondelli, di prendere la compagnia di carabinieri che sta sotto la sua responsabilità e di correre laggiù. Mondelli dal centro operativo, rispondimi. Avanti la gamma 1, tieni ascolto. Mario, una cortesia. Devi andare veloce però, in Piazza Giusti. È la compagnia Alfa del contingente di contenimento e intervento risolutivo dei carabinieri. Sono 5 compagnie formate apposta per il G8. Prendere la compagnia Alfa e correre laggiù, in Piazza Giusti. Piazza Giusti, c'è un gruppo di un migliaio di anarchici che stanno sfasciando tutto. In fretta però, perché da via Tolemaide stanno venendo giù i disobbedienti e non bisogna incrociarli. Però devi fare subito perché sta scendendo la Corso Castaldi, un altro corteo. Non sono loro il problema, loro sono autorizzati. Il problema sono i Black Bloc che stanno più in su, in Piazza Giusti. Bisogna andare là. In fretta significa arrivare fino a Corso Torino, svoltare a sinistra e piombare sui Black Bloc. Poi però arriva un altro ordine dalla centrale operativa. I Black Bloc stanno attaccando il carcere di Marassi. Bisogna andare laggiù. Dottor Mondelli, prosegua per Marassi. Dottor Mondelli, cortesia, un attimo, per cortesia, abbiamo una situazione particolare da seguire. Il dottor Mondelli, con la compagnia Alfa dei Carabinieri, comandata dal capitano Antonio Bruno, sono 200 uomini, 19 blindati, 4 auto e 2 Defender, che sono i fuoristrada della Land Rover usati dai Carabinieri, non sente o non capisce e continua a puntare su via Tolemaide. Vuole attraversarla per infilarsi nel sottopassaggio della ferrovia. Il problema essenziale, a mio parere, era che non funzionavano bene le comunicazioni. Ci si sentiva male via radio e quello è stato un punto che ha inciso molto in modo particolare su quelli che erano gli interventi. A volte ci si sentiva col telefonino, coi colleghi. La centrale operativa manda a Marassi un altro reparto di polizia che fa un'altra strada e in 8 minuti ci arriva. Non trovano più i Black Bloc e finiranno per caricare i pacifisti della rete Lilliput, come abbiamo già visto. La compagnia Alfa invece ha preso un'altra strada e ci mette 20 minuti per arrivare in via Tolemaide, 14:50. Intanto è arrivato anche il corteo dei disobbedienti, con in testa la testuggine delle tute bianche. Invece di proseguire in fretta, il dirigente Mondelli e il capitano Bruno fanno scendere gli uomini dagli automezzi all'incrocio tra via Ivrea e Corso Torino. Via Tolemaide è poco più avanti e li fanno schierare, pronti al lancio dei lacrimogeni. Perché sono stati colpiti da un lancio di sassi da parte dei manifestanti. Mi accorsi che c'erano, a poche decine dall'incrocio, c'erano diverse centinaia di dimostranti che lanciarono oggetti nei confronti del reparto. No, dicono invece alcuni testimoni e alcune delle tante immagini che documenteranno praticamente secondo per secondo i fatti avvenuti in quei giorni. Le tute bianche non c'entrano niente. È stato un gruppo di Black Bloc che hanno lanciato alcuni oggetti e poi sono scappati subito. Qualunque cosa sia successa, chiunque sia stato,
La compagnia Alfa apre il fuoco con i lacrimogeni e carica quelli che si trovano sul lato sinistro della strada, soprattutto cameraman e giornalisti. Sul lato destro della strada c'è il corteo dei disobbedienti, con davanti la testuggine delle tute bianche. Si sono fermati perché hanno appena saputo degli incidenti di poco prima. A questo punto però, invece di proseguire per il tunnel della ferrovia, i carabinieri della compagnia Alfa si voltano verso destra e caricano i 15.000 manifestanti del corteo. Tutto un tratto le persone hanno cominciato a correre, il corteo ha cominciato ad arretrare, le persone hanno cominciato a correre indietro, qualcuno anche urlando, qualcuno con gli occhi rossi dai lacrimogeni, e quindi c'è stato un tentativo di arretrare. In realtà il corteo era enorme e quindi era un'operazione praticamente impossibile. I carabinieri sfondano praticamente subito la testuggine di plexiglass degli scudi delle tute bianche e proseguono caricando il corteo, sparando lacrimogeni, spruzzando nuvole di CS, usando i tonfa e anche altri manganelli fuori ordinanza, come dimostrano parecchie immagini. È un problema, perché la carica dei carabinieri sta creando un tappo. Il corteo non può proseguire e non può neanche tornare indietro perché è troppo grosso. Vorrei sapere, i carabinieri che stanno con il collega che è arrivato in via Dolemaide, vi riferite che si lasciassero passare le tute bianche, le riste facessero passare, perché sennò si girano dall'altra parte? Glielo dicono, glielo dice il dottor Gaggiano, che se ne sta schierato con la polizia in fondo a via Tolemaide per radio. Lasciateli passare, lasciate passare le tute bianche. Premuta dalla carica, dalle manganellate, dai lacrimogeni, la testa del corteo cerca di disperdersi. Indietro non può andare, a destra neanche, perché ci sono i bastioni della ferrovia. L'unica è a sinistra, dove c'è una ragnatela di strade, via Casareggis, via Montevideo, piazza Limonda. I carabinieri inseguono i manifestanti lungo via Casareggis. Pazzi! Ma pensa te, ma sul marciapiede, che cosa ha fatto dell'uomo? Li caricano con i blindati lanciati ad alta velocità, come non si vedeva più da tanto tempo, come non si vedeva dagli anni 70, quando nell'aprile del 75 Giannino Zibecchi morì a Milano schiacciato da un camion dei carabinieri. La situazione degenera. Alcuni manifestanti bloccano la strada con i cassonetti, attaccano i blindati dei carabinieri lanciando sassi e altri oggetti. I carabinieri reagiscono, altri manifestanti reagiscono e in mezzo al fumo pungente dei lacrimogeni e alle nuvole di gas urticante scoppia una vera e propria battaglia. C'è anche un blindato dei carabinieri che resta isolato. Viene abbandonato dai suoi occupanti e i manifestanti lo danno alle fiamme. Nel frattempo, vista la situazione confusa, il dottor Gaggiano, che sta con la polizia schierata in Piazza Verdi, dove il corteo autorizzato sarebbe dovuto arrivare, decide di caricare anche lui e avanza con i suoi uomini lungo via Tolemaide, sparando lacrimogeni e getti d'acqua con gli idranti e lanciando i blindati della polizia. E sono stato proprio fisicamente travolto dalla folla che arretrava.
sono stati qualche istante di calma. A un certo punto ho visto quella che pensavo essere una via di fuga laterale, verso la quale mi sono diretto, verso la quale anche altre persone sono fuggiti. In realtà non era una via, ma era un cortiletto in discesa, un cortile che poi si è rivelato essere un cortile chiuso, quindi noi siamo scappati, però il cortile non portava in nessun luogo. Il cortile era in discesa, qualcuno è riuscito ad arrampicarsi. In fondo al cortile c'era un ragazzo ferito a terra, piuttosto sanguinante, con una ragazza che gli prestava soccorso. Una ragazza che io ho identificato come una sanitaria, un'infermiera, era vestita di bianco, e che mi ha chiesto aiuto, mi ha chiesto dell'acqua. Io avevo una borraccia legata in vita e mi sono offerto di dare la borraccia. In quel momento sono scesi nel cortile alcuni carabinieri. Il fare era piuttosto deciso, alcuni di loro ho visto con la coda dell'occhio che hanno aggredito, scalciato alcune persone a fianco a me. Io allora ero fermo di fatto, però ho alzato le mani in segno di resa, ma comunque non stavo facendo assolutamente nulla. Ho sentito una voce provenire da una delle maschere antigas, perché in realtà erano tutti dotati di maschere antigas, ho sentito dire: prendiamo questo qui. Le forze dell'ordine respingono il corteo lungo via Tolemaide fino a Corso Torino, poi continuano ad attaccare. Intanto continuano le cariche dei carabinieri nelle strade laterali, via Caffa, piazza Tomaseo, piazza Limonda. La zona è sgombra, bonificata, si dice in gergo. Non c'è più nessuno, i manifestanti se ne sono andati e c'è soltanto il fumo dei lacrimogeni. Poi c'è un gruppo di carabinieri del battaglione Sicilia, comandati dal vicequestore Adriano Lauro e dal capitano dei carabinieri Claudio Cappello, è la compagnia Eco, che vede un gruppo di manifestanti laggiù, in via Tolemaide. È accaduto che si vedevano, già dalla nostra posizione centrale rispetto a Piazza Limonda, si vedevano su via Tolemaide un grosso flusso di persone che correvano, tiravano oggetti e arrivavano in via Caffa continuando a tirare oggetti verso di noi. I carabinieri avanzano, fronteggiano i manifestanti. C'è un fitto lancio di oggetti anche da parte delle forze dell'ordine e lo stesso vicequestore Lauro ad ammetterlo. Il clima è teso, da battaglia. Dietro ai carabinieri ci sono due defender che li hanno seguiti per tutta l'avanzata. È un errore, è contrario ad ogni prassi dal punto di vista dell'ordine pubblico. E infatti, quando i carabinieri decidono di ritirarsi, i defender sono in mezzo, li ostacolano, si bloccano a vicenda e vengono raggiunti dal contrattacco di una ventina di manifestanti. Tra questi c'è un giovane di 23 anni che si chiama Carlo Giuliani. Carlo era stato alla manifestazione dei migranti giovedì, era stato anche al concerto di Manu Chao. Venerdì io l'ho sentito alle 3, gli ho telefonato, mi ha detto che era in piazza Manin, mi ha detto che c'era una situazione difficile, gli ho detto di stare attento. Rimpiango di non essere riuscito a,
a dirgli di venire a casa. Bloccato da un cassonetto in piazza Limonda c'è un defender dei carabinieri. Dentro ci sono tre carabinieri. Uno di loro è un giovane di 21 anni che si chiama Mario Placanica. Alcuni dimostranti attaccano il defender dei carabinieri. Dal finestrino posteriore sfondato spunta una mano armata di pistola. Partono due colpi. E il nome non veniva fuori, non c'erano notizie più certe. Poi verso le 11 di sera è venuta a suonare al campanello di casa una volante della polizia, della questura, e ci hanno portato in questura dove ce l'hanno detto, in modo molto secco, senza tante storie, senza tante cautele. Peraltro, per fortuna sono venuti a chiamarci prima che potessimo magari apprendere la notizia dalla televisione, come spesso purtroppo succede. Il ragazzo ucciso è Carlo Giuliani. Il suo corpo viene subito circondato da un cordone di poliziotti. Uno di questi, il vicequestore Lauro, dà una immediata spiegazione dei fatti. L'hai ucciso, tu l'hai ucciso, bastardo! Tu l'hai ucciso, con tuo sasso! Cazzo di merda! Con tuo sasso l'hai ucciso! Ma non è andata così. Carlo Giuliani è stato colpito sotto lo zigomo sinistro da un proiettile e poi, nel tentativo di andarsene, il defender ha fatto marcia indietro e gli è passato sopra due volte. Ad ammettere di aver sparato è il carabiniere ausiliario Mario Placanica, che dice di averlo fatto per legittima difesa. Ma che cazzo avete fatto, bastardi? Bastardi siete! Un momento però. La ricostruzione della morte di Carlo Giuliani non sembra essere così chiara. C'è qualche dubbio, dice qualcuno. Ce ne sono molti, dice qualcun altro. Va bene, lo vedremo dopo. Qualunque cosa sia successo, la morte di Carlo Giuliani rimane il momento culminante degli scontri di quel primo giorno. Ore 17:27, c'è scappato il morto. Gli ultimi scontri di quella giornata terminano poco dopo. 121 episodi di danneggiamento tra banche, negozi, agenzie, bar, automobili. 200 feriti, ma è soltanto la cifra ufficiale, di quelli che sono andati a farsi medicare nelle strutture sanitarie. 200 feriti tra manifestanti, giornalisti e forze dell'ordine. Feriti e un morto. Peggio di così non potrebbe andare. Eppure quel giorno, e anche il giorno dopo, mentre ancora continuano gli scontri, accade qualcosa di ancora più inquietante. Ho scoperto che c'era un bar aperto, cioè penso l'unico esercizio che fosse rimasto aperto in tutta la zona, che infatti si era riempito di manifestanti che cercavano appunto l'acqua, cioè qualunque cosa da mangiare, ma anche solo per lavarsi da queste sostanze fastidiose. E io oltretutto mi erano appena venute le mestruazioni, cioè, e quindi avevo bisogno di un bagno per cambiarmi. Sono andata in questo bagno, appena ho chiuso la porta ho sentito delle urla dentro al locale, ho aperto la porta e mi sono trovato un ragazzo che sanguinava dalla testa di fronte e lui mi chiedeva ghiaccio, aiutami. Allora io sono entrata nella saletta, in questa specie di salotto che c'era, dove tutte le persone si erano ammassate alle pareti e c'era tutto pieno di gas lacrimogeni. E a quel punto mi sono accorta che tutti si erano buttati alle pareti, si erano allontanati dall'uscita, perché sull'uscita c'erano messi dei poliziotti a sbarrare l'ingresso. E la barista mi ha detto: dovete uscire tutti, hanno detto che dovete uscire tutti. Io non ho fatto in tempo a fare due passi che mi hanno preso e mi hanno tirato fuori dal locale questi poliziotti. Di per lì ho detto, alle brutte mi toglieranno i rullini della macchina fotografica, cioè non pensavo che potesse andare molto peggio di così. Dimostranti fermati durante gli scontri o anche solamente ai margini.
Feriti che sono rimasti a terra o che sono andati all'ospedale e hanno dato le loro generalità. Manifestanti isolati fermati durante le operazioni di bonifica delle varie zone. Le forze dell'ordine fermano un grande numero di persone. Articolo 380. Arresto obbligatorio in flagranza di reato. Dovrebbero mettergli le manette e caricarli sui cellulari. Dovrebbero. Invece questo poliziotto mi ha subito strappato la macchina fotografica, l'ha lanciata in aria e me l'ha spaccata sul marciapiede. Poi mi ha messo con la faccia al muro al bandone e mi ha detto: se stai ferma non ti facciamo niente. E intanto sentivo urla da dentro il locale perché continuavano a prendere ragazzi così, cioè a caso. Il più vicino possibile all'entrata venivano presi. A quel punto un altro agente mi ha preso da dietro, mi ha preso dal braccio e mi ha lanciato proprio di fronte verso un cordone di poliziotti e lì hanno cominciato a picchiarmi. Mi hanno picchiato finché non mi hanno buttato in terra. Uno mi è saltato sulla schiena, mi ha bloccato alla schiena con il ginocchio e ha cominciato a dirmi: cosa ci fai qui ragazzina, lo vedi che non sai che cos'è la globalizzazione? Intanto un altro mi schiacciava la mano con lo scarpone e dietro questi altri poliziotti che dicevano: puttana comunista, troia comunista, te lo facciamo vedere noi cos'è la globalizzazione, e continuavano a insultarmi. Quando hanno visto che nel mio zaino c'era la macchina fotografica, c'era gli obiettivi della macchina fotografica e i rullini, uno di questi agenti ha detto: ah, eri a fare le fotografie, questi poi te li caccio tutti su per il culo. E io insomma ero scioccata da quello che mi era successo, cioè non ci potevo credere che mi stavano arrestando, cioè non capivo qual era la consequenzialità degli eventi che aveva portato a questa cosa. Finché ci hanno portato allo Star Hotel e lì c'erano tantissimi poliziotti, anche delle donne in borghese, per cui io mi sono, diciamo, fidata un po' del fatto che c'erano delle donne, ho chiesto aiuto a loro, cioè gli ho detto: ma io non ho fatto niente, ero dentro un bar, dentro un bagno. E quando uno di questi agenti, che era un capo evidentemente, perché era in borghese, perché insomma tutti lo trattavano insomma come se fosse un capo della polizia, ha sentito che io dicevo che ero in un bagno, ha detto: ero in un bagno a fare i pompini, e un altro dietro ha detto: e dopo ce li fai vedere. Io a quel punto ho capito che non avevo nessuna possibilità di spiegare quali erano le mie motivazioni, cioè capivo che era una situazione abbastanza irreale. I fermati dovrebbero essere caricati sui cellulari e portati rapidamente ai centri di raccolta per essere identificati. In quel momento un carabiniere mi ha scalciato violentemente i testicoli, causandomi un ematoma che si era assorbito dopo un mese, e sono stato anche a rischio di dover subire un intervento. Siamo stati fatti sedere in una zona di questo piazzale all'interno delle fiere e siamo stati ammanettati con le fascette di plastica, e lì sono cominciate le minacce peggiori, perché oltre alle botte che ogni tanto arrivavano, non in maniera continuativa, ma ogni tanto capitava che passasse qualcuno, noi eravamo seduti a terra ammanettati, dovevamo tenere lo sguardo sempre basso, appena appunto uno schiaffo, un calcio, una botta, una manganellata o quello che era, sputi, insulti in continuazione. Ricevevamo anche continue minacce di morte. Noi siamo stati minacciati più volte di morte. Ci dicevano: qui siete, adesso c'è ancora troppa gente in giro, ma quando ci sarà un po' meno gente vi facciamo la festa, vi uccidiamo, vi mettiamo in gabbia con i cani. Quello è stato forse uno dei momenti peggiori, perché siamo entrati in una stanza dove c'erano una 20-25 carabinieri, tutti completamente mascherati, con passamontagna o fazzoletti calati sul volto, tutti con i guanti. E quando siamo arrivati hanno fatto proprio il gesto di sfoderare i manganelli e di infilarsi i guanti. Quello è stato un momento in cui forse ho perso, credo, per qualche istante anche conoscenza. Comunque
mi sono urinato addosso, è stata una cosa veramente devastante. In quell'istante, io non so se è stata una messa in scena, in quell'istante è arrivato l'ordine di portarci via. I principali centri di raccolta e di immatricolazione per i manifestanti fermati sono due. Uno è gestito dai carabinieri e si trova a Forte San Giuliano, in zona Albaro, una zona residenziale nella città. L'altro è gestito dalla polizia penitenziaria e si trova presso la caserma Bolzaneto, che sta fuori, nella periferia nord. La scelta si è rivelata infelice perché purtroppo non era possibile, per quanto riguarda l'amministrazione penitenziaria, prevedere un luogo di detenzione. E non era del resto prevista nemmeno una permanenza a lungo degli arrestati sul posto, perché il piano della polizia penitenziaria prevedeva che gli arrestati, una volta consegnati dalla Polizia di Stato, dai carabinieri, venissero visitati, immatricolati e conseguentemente immediatamente tradotti fuori dalla città di Genova. Qualunque sia stato il piano predisposto, di qualunque tipo siano stati i problemi organizzativi, quello che si manifesta alla caserma Bolzaneto a Forte San Giuliano, però, stando a quello che raccontano i manifestanti che hanno sporto denuncia davanti al tribunale, non sarebbe soltanto disagio, sarebbe qualcosa di indegno di un paese civile. A Bolzaneto poi ho attraversato un corridoio di agenti che si erano messi ai due lati e erano vestiti di verde, erano della polizia penitenziaria, per lo più erano loro, e mentre siamo passati ci hanno picchiato, ci davano botte sulla testa per farcela tenere bassa, di modo che non li guardassimo in faccia, e poi allungavano le gambe per farci cascare, per farci inciampare. Mi hanno portato fino in fondo al corridoio dove c'era la cella delle donne e poi continuavano a stare sempre, stavano sempre sul cancelletto che dava sul corridoio e era una minaccia continua, si è ripetuta per ore. Venivano e dicevano sono morti 3 dei nostri agenti, invece di voi ne è morto uno solo e quindi dobbiamo far pari entro stasera, qualcuno di voi dovrà morire. Oppure alla nostra cella in particolare, che era quella delle donne, le minacce erano soprattutto di tipo sessuale, tanto entro stasera vi scoperemo tutte. Venivano e ci sceglievano, soprattutto i ragazzi più giovani, che sembravano anche del servizio di leva, per quanto erano giovani. Venivano e ci sceglievano, io mi prendo quella, no, te prendete quell'altra. E poi quando è diventato più buio si mettevano oltre che alla porta anche alla finestra che dava, siccome eravamo al piano terra, dava su una specie di cortile, venivano alla finestra e facevano sempre questa scelta su chi avrebbero violentato. Ci hanno ordinato di stare con la faccia al muro, con la testa inclinata in basso. E lì vedevo con la coda dell'occhio che venivano messi via via altri ragazzi, sempre in questa posizione nel corridoio. A un certo punto, quando eravamo abbastanza, ci hanno ordinato di metterci in fila, in coda, e ci hanno ordinato di alzare il braccio destro, a fare un saluto romano praticamente, e mentre ci hanno fatto camminare lungo il corridoio così, come proprio dei burattini, e ci dicevano: ah, guarda come sono belli ora questi sporchi comunisti, guarda come va meglio adesso. E lì è proprio, cioè a me mi sembrava di essere in un incubo. Intanto i lavori dei rappresentanti dei paesi più ricchi della terra e di quelli più importanti dal punto di vista economico e politico continuano a svolgersi regolarmente nelle stanze del Palazzo Ducale, tra incontri, vertici, conferenze stampa e fotografie. Genova Social Forum, invece, si riunisce al meeting point di Piazza Kennedy con tutti i rappresentanti del movimento. C'è da prendere una decisione molto importante e molto difficile. Per il giorno dopo, infatti, è previsto l'altro grande corteo del Social Forum, quello internazionale. Dopo tutto quello che è appena successo, dopo gli scontri, le cariche, dopo la morte di Carlo Giuliani, è il caso di tenerlo lo stesso? Sapevamo che da tutta Italia erano partite altre decine, centinaia di migliaia di persone. L'irresponsabilità per un gruppo dirigente sarebbe stato quello di permettere che 300.000 persone fossero arrivate a Genova avendo cancellato il corteo. A quel punto, il giorno dopo, più nessuno avrebbe diretto la situazione.
Vi sarebbero state decine, centinaia di micro cortei, di micro iniziative, sparse senza nessuna direzione, col rischio di enormi violenze, enormi scontri. Ci siamo assunti la responsabilità, abbiamo detto, abbiamo convocato questa gente a Genova e il corteo deve essere fatto. Anche perché il corteo è l'unico modo per dimostrare che c'è ancora una Costituzione e che il diritto a manifestare non può essere impedito. Un corteo di massa è un corteo pacifico. Il corteo si farà e sarà pacifico. Lo stesso Giuliano Giuliani, il padre del ragazzo ucciso, va in televisione a lanciare un appello perché si evitino violenze, rappresaglie e provocazioni. Un appello ancora, se è possibile, ai tanti giovani che manifestino oggi, domani, futuro, si ricordino, violenza non porta da nessuna parte. Il giorno dopo, sabato 21, i manifestanti cominciano ad arrivare a Genova fino dalle prime ore del mattino. Sono tanti, tantissimi e molto diversi tra loro. Ci sono ragazzi convinti che un altro mondo è possibile, ma ci sono anche famiglie intere con bambini e anche anziani. Di nuovo ci sono manifestanti che vanno dalle associazioni cattoliche fino ai centri sociali. E nonostante alcuni partiti, come DS per esempio, abbiano scelto di non aderire ufficialmente al corteo, dopo gli scontri del giorno prima e dopo la morte di Carlo Giuliani, ci sono comunque molti dei loro elettori. Sono 300.000 i manifestanti che si riuniscono in piazza Sturla per partecipare al corteo. 300.000. Noi avevamo deciso lo stesso di partecipare alla manifestazione che c'era stata, ci sarebbe stata il giorno successivo, il 21, perché nonostante questo clima ci sembrava importante esserci e in qualche modo resistere. Il corteo parte in tarda mattinata, destinazione Piazza Galileo Ferraris, per il comizio finale del Genoa Social Forum. Percorso lungomare fino quasi al meeting point di Piazza Kennedy, vicino alla Fiera del Mare, dove stanno schierate le forze dell'ordine. Poi a destra, in corso Torino, verso il centro della città. Niente carabinieri, considerati a rischio dopo quello che è successo il giorno prima. Piazza Sturla, lungomare, Piazza Ferraris, percorso concordato e corteo autorizzato. Poi, all'improvviso, succede di nuovo. Davanti al corteo arrivano i Black Bloc, a cui si aggiungono estremisti violenti, provocatori e teppisti da stadio, ragazzi col volto coperto, armati di sassi e bastoni. I manifestanti cercano di respingerli e di cacciarli via, ma non sempre ci riescono. Veloci e determinati come sempre, i Black Bloc spaccano tutto quello che trovano. Poi provocano le forze dell'ordine, le insultano, gli lanciano contro di tutto. E allora la polizia carica, di nuovo. Ma non carica i Black Bloc, che sono già scomparsi. Carica il corteo. La polizia carica con i gas e i manganelli e il corteo viene bersagliato anche dall'alto, dai lacrimogeni sparati dagli elicotteri. Il corteo si spezza in due. Una piccola parte riesce a proseguire per la sua destinazione, per il centro della città, Piazza Galileo Ferraris e il comizio finale del Genoa Social Forum. Il resto, quasi 200.000 persone, rimane imbottigliato tra le cariche della polizia, un bastione imponente a destra e a sinistra il mare. C'era una grande ressa, molti cercavano di retrocedere, di riprendere la strada al contrario, però c'era, come dire, una grande calca, c'era un forte pericolo, almeno io percepivo un forte pericolo che si potesse essere schiacciati dalla folla e dalla paura che in quel momento stava
prendendo un po' tutti quanti. Si ripete nello stesso modo quasi tutto quello che era successo il giorno prima. Cariche, lacrimogeni, fermi, inseguimenti di manifestanti isolati, intossicazioni da CS e tanto, tantissimo sangue. Ci siamo rifugiati all'interno di un garage sotterraneo di un condominio di questo vicolo. Dopo qualche attimo è arrivato un drappello di rappresentanti delle forze dell'ordine in tuta mimetica, maschere antigas e casco, che sono letteralmente precipitati dentro questo garage picchiando tutti quanti col manganello. Si ripetono anche le scene tragiche e surreali del giorno prima, con una parte della città che assiste attonita alla battaglia, dai terrazzi, da sotto gli ombrelloni, al mare, in mezzo alla strada. La situazione sembra surreale, ma è tragica. In qualche modo il corteo riesce ad indietreggiare e si disperde per le strade della città, cercando di raggiungere la stazione o l'autostrada per andarsene da Genova. Noi stiamo con le mani alzate e basta, fermi qui. E in coda al corteo che indietreggia, altri gruppi di Black Bloc che devastano tutto, praticamente indisturbati. Ma per qualcuno non finisce lì. Come per il giorno prima, i manifestanti fermati finiscono a Forte San Giuliano o alla caserma di Bolzaneto. Sono stato fatto mettere con il rivolto contro un muro, con le braccia allargate, con le braccia alzate sopra la testa. Questo ovviamente è stato questa posizione è stata imposta a tutti e c'era un clima di efferatezza. Da quel momento in avanti, per diverse ore, hanno continuato a entrare all'interno di questa stanza persone di vario tipo, che non si capiva bene chi fossero, da dove arrivavano, e che usavano violenza nei confronti di tutti quelli che erano all'interno, di tutti i detenuti all'interno della stanza, che si trovavano in una situazione ovviamente anche di non riuscire a vedere, per esempio, quando poteva arrivare un colpo o chi era colui che in quel momento stava mettendo in pratica la violenza. Sentivo colpi sordi intorno a me, inferti agli altri detenuti. A me sono arrivati colpi e botte al torace, ho ricevuto un calcio nei testicoli, mi è stata fatta sbattere la testa contro il muro come per invitarmi ad assumere una posizione più confacente alle attese e alle richieste di queste persone. Una cosa mi ha veramente fatto sentire una sensazione in quel momento agghiacciante, cioè il fatto che alcuni di questi appartenenti alle forze dell'ordine avessero intonato un motivetto che diceva 1, 2, 3, viva Pinochet, 4, 5, 6, a morte gli ebrei, 7, 8, 9, il negretto non commuove, e la canzoncina si concludeva con Sigail, apartheid. E sembrava che ognuno degli episodi che si stava aggiungendo a tutto quello che ci accadeva rinforzava sempre di più questo stato d'animo di paura, che spesso diventava panico, ma soprattutto quello di essere perduti. Con la sera sembra essere finito tutto. Molti manifestanti se ne sono andati e sono tornati a casa. Altri hanno partecipato al comizio conclusivo e adesso sono al meeting point per una specie di festa conclusiva.
La seconda giornata sembra essersi conclusa con un altro centinaio di episodi di danneggiamento che hanno trasformato la zona della città interessata in un campo di battaglia. Ci sono stati anche 140 feriti, soltanto quelli passati attraverso le strutture sanitarie, quindi registrati. Nessun morto, per fortuna, ma visto come sono andate le cose, sembra un miracolo. Ma è ancora una cifra provvisoria, perché quella sera, quando tutto sembra finito, c'è una sorpresa. All'interno della scuola, la prima volta che sono entrato, sono rimasto pochi minuti, giusto il tempo di posare lo zaino e stendere il sacco a pelo per occupare il posto. C'erano molti ragazzi, c'era molta animazione, c'era un via vai di persone, c'era un clima direi tranquillo comunque a quel punto, perché il pericolo, fra virgolette, che il corteo comunque di quel giorno rappresentava a quel momento era passato. La scuola Diaz fa parte di un complesso scolastico che si trova in via Battisti, una stradina corta e stretta. Nella scuola Diaz, che si chiamerebbe scuola Sandro Pertini, ma tutti continuano a chiamarla con il vecchio nome, è stato allestito un dormitorio per i manifestanti nella palestra. Davanti, nella scuola Media Pascoli, ci sono gli uffici del General Social Forum, il Media Center, gli studi di Radio Gap e gli uffici degli avvocati del Legal Team. Ero partito da Bologna alle 4 la mattina e quindi dopo aver trascorso tutta la giornata all'interno del corteo, sotto il sole, ero molto stanco e quindi avevo anche voglia di andare a dormire. Sono rientrato quindi all'interno della scuola, mi sono avvicinato al mio posto. In quel momento la situazione era particolarmente tranquilla, c'era un'animazione all'esterno della scuola ma non più all'interno, c'erano persone che già dormivano, altre che parlottavano fra loro. Io ricordo di essermi sdraiato sul mio sacco a pelo, mi sono preparato, mi sono tolto gli occhiali. Le ultime cose che ricordo prima di addormentarmi era un paio di persone, una coppia che è venuta vicino a me, due ragazzi stranieri che insomma si sono accomodati vicino al mio sacco a pelo. Credo di essermi addormentato praticamente subito e il risveglio però è stato poco tempo dopo. Stanno cercando di sfondare, amici ascoltatori, stanno cercando di sfondare la porta nella quale ci siamo barricati. Io dall'angolo nel quale mi trovavo riuscivo a vedere l'ingresso della palestra, non l'ingresso della scuola, non il portone perché era fuori dalla mia visuale. E ho visto entrare all'interno della palestra, correndo, quindi con grande aggressività, un gruppo di poliziotti con il casco celeste, con le divise. E le scene sono state quelle di un pestaggio immediato, si sono scagliati contro le persone che avevano di fronte con calci e manganellate. Nel frattempo arrivavano sempre nuovi agenti, i ragazzi in gran parte a sedere, alcuni in piedi, tutti praticamente con le mani alzate, gridavano no violence, no violence. Paola, cosa sta succedendo? Mi stanno assaltando. Arrivati, la strada è in discesa, sono arrivati di botto, dalla discesa ci stanno assaltando. Noi siamo due scuole, una di fronte all'altra, nell'altra ci si dorme solo, non noi, altre persone. Io in quel momento avevo principalmente la preoccupazione degli occhiali, quindi di non essere colpito alla testa, comunque di proteggermi il volto. E quindi ho alzato le braccia così, ho alzato le ginocchia, mi sono messo in una sorta di posizione a uovo per proteggermi dai colpi. E entrambi gli agenti mi hanno colpito, direi, a casaccio, furiosamente, con manganellate. E io in quel momento, devo dire, non riuscivo a realizzare. Mi ricordo nitidamente di aver detto più volte perché. Sono arrivati, stanno sfondando i cancelli, stanno tirando. Guarda, è una situazione insostenibile. Chi è che vi sta assaltando? Che è successo alla scuola Diaz? All'improvviso, attorno a mezzanotte, 150 uomini, tra agenti del reparto mobile e poi anche della squadra mobile, della Digos e del servizio centrale operativo della polizia, fanno irruzione nella scuola. C'è stata un'irruzione di polizia e carabinieri nelle due strutture che erano state assegnate al Genoa Social Forum come organizzazione ufficio stampa e Internet Point, un'irruzione molto violenta. La prima persona che incontrano ancora in strada è un giornalista inglese che si chiama Mark Howell e che finisce all'ospedale con 8 costole rotte, una mano fratturata e un polmone perforato e resta in coma 4 giorni. Ho lottato per la vita circa mezz'ora lì fuori. Gli agenti sfondano con un blindato i cancelli che erano chiusi con un lucchetto
entrano dentro la palestra e, stando alle testimonianze di quelli che si trovano dentro, cominciano a picchiare ad ondate successive, uno dietro l'altro. Questa gragnola di colpi è durata un po' in tempo perché io mi ritrovassi coperto di sangue. Ho visto uno squarcio qui nel braccio, le braccia entrambe gonfie, sentivo sangue che colava anche per una ferita che avevo sul ginocchio. E questi agenti dopo questo episodio si sono allontanati e io mi sono un po' trascinato perché non riuscivo a muovermi bene, non riuscivo più a piegarmi, avevo dolori dappertutto e mi sono ritrovato appoggiato a una parete di questa palestra in mezzo a decine di persone ferite, ragazzi che piangevano, braccia rotte, teste sanguinanti, tanti ragazzi che chiamavano mamma, mamma. Che sta succedendo alla scuola Diaz? Gli agenti non si fermano alla Sandro Pertini, entrano anche nella scuola Media Pascoli e fanno irruzione negli studi di Radio Gap, che trasmette tutto in diretta. Ragazzi, uno sgombero in diretta, Radio Gap, ragazzi, sta per essere sgomberata, manteniamo la calma. Seduti e mani alzate! Poi entrano nell'ufficio del Legal Team e sfondano i computer degli avvocati e sequestrano rullini, videocassette e videocamere. A tutti gli amici ascoltatori, stanno sfondando Radio Gap. Diffondete la radio dappertutto. Su, calma, non ci devono fare niente, non abbiamo fatto nulla. Stiamo semplicemente facendo informazione, abbiamo continuato a farla. Dura poco l'irruzione della polizia, una decina di minuti al massimo. In quel momento tu vivi la sensazione della paura, perché non sai soprattutto quello che ti sta per accadere, non hai elementi per capire. In quel momento nessuno poteva venirti a salvare, la polizia era già lì, era la polizia che stava facendo tutto questo. Sono saltati tutti i punti di riferimento e quindi la paura in quei frangenti prende il sopravvento. Tra mezzanotte e 1:48 in via Battisti arrivano 38 ambulanze. Dalla porta della scuola comincia ad uscire una processione impressionante di barelle, di ragazzi coperti di sangue che si sostengono l'uno con l'altro. Sono quasi tutti giovanissimi e molti sono stranieri. La voce si sparge in fretta e in via Battisti si raduna subito una piccola folla che grida assassini, assassini. La strada è piccola. I carabinieri che presiedono la scuola e la gente che arriva sono molto vicini. La situazione è tesa e potrebbe succedere qualcosa di brutto se alcuni membri del social forum non si mettessero in mezzo, mentre i carabinieri e la polizia si ritirano. Così i giornalisti possono entrare subito nella scuola e vedere che cosa è successo. Dell'ingresso alla Diaz io mi ricordo soprattutto le facce dei colleghi che incrociavo, della gente che era entrata, che erano facce esterrefatte, quasi non si credeva a quello che si vedeva. C'erano pozzanghere di sangue, e intendo dire proprio pozzanghere, nel senso con grandi quantità di sangue per terra. C'erano ciocche di capelli impastate ai termosifoni lungo le scale. E nasce in quel momento la prima cosa che viene in mente a tutti
è la cosa che poi rimarrà un po' come definizione più famosa della Diaz, la notte cilena. Cioè in quel momento ci si guarda in faccia e ci si domanda se siamo ancora in Italia, cosa è diventata l'Italia, se in Italia può succedere una cosa del genere. Ma perché? Perché quell'irruzione a quell'ora di notte, quando proprio sembrava che fosse tutto remoto? Perché quello è un covo di Black Bloc, dice la polizia. Hanno saputo che lì dentro si nascondono manifestanti violenti e anche armi e oggetti contundenti usati negli scontri. Abbiamo trovato bottiglie Molotov, abbiamo trovato coltelli, abbiamo trovato strumenti di offesa di ogni tipo, abbiamo trovato le tute nere che contraddistinguono il Black Bloc. Credo che questo sia un quadro sufficientemente chiaro di chi occupasse quella scuola. Il giorno dopo, con una conferenza stampa, vengono mostrati gli oggetti sequestrati durante la perquisizione. E io come giornalista rivendico il diritto di essere informato in uno Stato democratico! Bastoni, mazze, picconi da cantiere, mascherine, una dozzina di coltellini svizzeri, ma soprattutto due bottiglie Molotov trovate, dice il verbale della polizia, al piano terra, in prossimità dell'ingresso, dove tutti avrebbero potuto vederle e quindi tutti sapevano che c'erano. E c'è anche un giubbetto del settimo nucleo, indossato da un agente al momento dell'irruzione, che ha un buco all'altezza del cuore. Una coltellata che non è riuscita a ferire l'agente perché sotto indossava il giubbetto protettivo. Fermati, di cui 87 feriti, dei quali 28 ancora all'ospedale. Sono tutti accusati di associazione a delinquere finalizzata alla devastazione e al saccheggio. Black Bloc, insomma. Il momento in cui ho veramente tirato un sospiro di sollievo e cominciato a ritornare a una condizione di normalità è stato quando è arrivato il magistrato. Questo, se vogliamo, è anche un po' paradossale, perché il magistrato veniva lì da me in quanto io ero accusato di alcune cose, quindi io ero, come dire, il delinquente o comunque il trasgressore che veniva sentito dal magistrato nell'ambito della sua inchiesta. Io però ho avuto un momento di sollievo, perché in quel momento significava ritornare nell'ambito della legge, nell'ambito di un ordine, di una norma, di una garanzia, di qualcosa al quale si potesse appigliarsi. La questione grossa, quella che ti sta veramente, che ti pesa dentro di te, per la persona che sei, anche per la professione che fai, e renditi conto sulla tua pelle che quello che pensi che sia dato una volta per tutte, le garanzie che credi di avere nel tuo paese, un paese democratico, delle istituzioni in cui puoi aver fiducia, sono cose che possono sparire da un momento all'altro. Noi all'interno della scuola, quella notte, tutti i nostri punti di riferimento sono saltati. Io non ricordo nemmeno cosa ho pensato, ma altri che ho conosciuto dopo, in quelle ore, in quelle due ore di paura, dopo le botte, fra le botte e l'ospedale, c'è chi ha pensato a un colpo di Stato, c'è chi ha pensato adesso ci ammazzano tutti. Ma c'è qualcosa che non torna nella prima ricostruzione della polizia, e a partire proprio da quelle due bottiglie Molotov. C'è un poliziotto che le riconosce. Sono due bottiglie di vino. Una ha l'etichetta stampata per la 69esima adunata degli Alpini, l'altra è dei Colli Piacentini. Il vicequestore Pasquale Guaglione ammette di averle trovate lui stesso, ma non alla Diaz, in un'aiuola di Corso Italia quel sabato pomeriggio. Le bottiglie sono state custodite in un mezzo del reparto mobile che ha partecipato all'irruzione nella scuola e da lì sono finite nei reperti sequestrati. E anche la dinamica dell'intervento della polizia, che parla di violenza contenuta da parte delle forze dell'ordine e di risposta alle aggressioni dei manifestanti, cambia. Saranno gli stessi poliziotti, come il vicecomandante del settimo nucleo, Michelangelo Fournier, a definirla una scena da macelleria messicana. Mi ero reso conto che le colluttazioni non erano tali, ma che in realtà, cioè, se erano colluttazioni, erano unilaterali. Può spiegare? E posso spiegarlo, che c'erano 4-5 poliziotti, io questo non sono in grado di riferirlo, due in borghese e uno o due forse con la divisa del reparto mobile con la cintura bianca, che stavano facendo quello che non doveva essere fatto. Cioè, una volta praticamente inertizzati stavano infierendo sui feriti. Quella direi che è stato il momento sinceramente più drammatico di tutta la vicenda, perché
In un primo momento mi ero soffermato su dei ragazzi che erano in prossimità dei bagni, ci sono dei bagni con un piccolo corridoietto. Poco più avanti mi sono imbattuto in una ragazza alta circa 1,80 con un corpo abbastanza mascolino, robusto, probabilmente nordica, che giaceva in una pozza di sangue, ma sangue veramente copioso. La cosa più allarmante è che io ho potuto verificare che c'erano dei grumi che sul momento io ho scambiato per materia cerebrale. Ero piuttosto spaventato, se la devo dire tutta, cioè, oltre che al dispiacere per la persona, si stava creando uno scenario veramente inquietante. Alla fine tutti i 93 arrestati dalla polizia durante l'irruzione alla scuola Diaz verranno completamente scagionati. Il vertice del G8, quello degli 8 grandi della terra dentro la zona rossa, si conclude alle 12 di domenica 22 luglio con un comunicato ufficiale che parla di globalizzazione, lotta alla povertà e riduzione del debito e una foto finale, la cosiddetta foto di famiglia. Nelle stanze di Palazzo Ducale non è arrivato quasi neanche l'eco di quello che è accaduto fuori. I manifestanti si sono avvicinati appena alla zona rossa, che è stata assediata in modo non violento e violata soltanto nella tarda mattinata di venerdì da una ragazza francese e un anziano hippie che hanno approfittato di un varco tra le grate. Finito il vertice a Palazzo Ducale e tornati a casa i grandi della terra, in Italia iniziano le polemiche sul disastro dell'ordine pubblico, perché è indubbio che si tratti di un disastro. L'ordine pubblico è un successo quando non succede niente. E invece i numeri del dopo G8 a Genova sono quelli di una guerra. 6.200 candelotti di lacrimogeni sparati dalle forze dell'ordine e anche 20 colpi di pistola. 50 miliardi di lire di danni subiti dalla città devastata. 250 persone arrestate, 1.200 feriti, di cui 273 tra le forze dell'ordine. E un morto. Ma non sono soltanto le ferite a fare male dopo il G8 di Genova, sia da una parte che dall'altra. Ma guarda che io dalle 7 di ieri e di oggi sono stato fino all'interruzione alle 11, quindi ho vissuto tutto questi balordi, queste secche del cazzo. Comunque. Speriamo che muoiano tutti, di questa malattia. Mettila, simpatica. Simpatica. Amica. Tanto uno già, vabbè, per gli altri. Un attiro per noi, eh. Festosamente degli ideali belli, perché noi rimproveriamo i nostri giovani di non avere ideali, no? Poi quando ce li hanno li pestiamo. Ci siamo scoperti diversi da quello che credevamo di essere, perché con la riforma della polizia noi avevamo veramente creduto in una polizia al servizio del cittadino. Questo ha frantumato quello che era l'ideale della riforma, che era una riforma che era stata voluta dai poliziotti, che era nata all'interno della polizia e che si proponeva una polizia migliore, e c'era proprio un crollo di tutte le nostre idee. Quindi è stato un fallimento di un progetto. Difficilmente si potrà da questi, almeno in tempi brevi, recuperare questo, perché io mi ricordo molte persone che dopo il G8 dicevano, parlando, erano ragazzi soprattutto, e dicevano: se tu sei aggredito da qualcuno, chiami la polizia, ma se è un poliziotto che ti aggredisce, tu chi chiami? Tutto quel sangue, tutta quella violenza, tutta quella rabbia. Poliziotti e carabinieri che prendono a calci a manganellate una persona caduta per terra. Ragazzi che danno fuoco a blindati dei carabinieri. E poi teste rotte, volti insanguinati. Com'è successo? Di chi è la colpa? Chi è l'aggredito e chi è l'aggressore? Come siamo arrivati a tutto questo? La prima polemica, naturalmente, è quella politica. Il governo è solidale con le forze dell'ordine, sono state oggetto di aggressioni finalizzate a scatenare tensioni, a determinare incidenti ancora più gravi. Credo che le immagini che tutto il mondo ormai conosce dimostrino chiaramente che il carabiniere era oggetto di un vero e proprio linciaggio, e quindi ribadisco quello che ho già detto, la legittima difesa
è un diritto garantito dal nostro codice. Queste violenze hanno avuto un segno politico, basta leggere le testimonianze, che io definirei di tipo fascista. Credo non fosse una sede inviolabile quella del Genoa Social Forum. Se poi i modi non siano stati quelli corretti, come ho già detto prima, ho dato incarico di valutarli. Ho visto oggi che il ministro degli interni dice che rimpiange il Partito Comunista Italiano e noi rimpiangiamo la Democrazia Cristiana, che era un partito democratico nel governo del paese e con la quale non si era esposti a rappresaglie di tipo cileno. Non è facile sapere che cosa sia successo esattamente a Genova e soprattutto perché. Ci sono alcuni livelli di spiegazione e due misteri. Il primo livello di spiegazione è il più semplice, parla di errori, di armi e dotazioni sbagliate. Il CS, per esempio, il gas usato per disperdere i manifestanti. Anche il tonfa, il nuovo tipo di manganello con cui vengono dotati i reparti speciali delle forze dell'ordine, è sotto accusa. I primi ad adottarlo erano stati i poliziotti di Los Angeles, perché oltre che a colpire, permetteva di difendersi tenendolo disteso lungo il braccio. Come dice il vicequestore Michelangelo Fournier, vicecomandante del settimo nucleo, il tonfa è un'arma. Il tonfa spezza le ossa di bue. Per il tonfa bisogna avere la stessa reverenza operativa che si ha per la pistola. Va bene. C'è sempre stata questa reverenza operativa? Va bene, ma bastano i tonfa, il gas CS e la difficoltà di mantenere il sangue freddo dopo ore e ore di stress, di fatica e di tensione a spiegare tutto quello che è successo? Se le forze dell'ordine avessero avuto i soliti manganelli e i soliti lacrimogeni e avessero mantenuto tutti la testa a posto, a Genova sarebbe filato tutto liscio? Una delle cause maggiori di quello che può essere considerato un vero e proprio fallimento dell'ordine pubblico a Genova è la scelta del modello di intervento. Si è scelto un modello pesante, di tipo militare, di tipo repressivo, non il modello di tipo preventivo che era stato utilizzato nel nostro paese nei 15 anni precedenti. E quindi si è scelto il modello dei reparti pesanti, che avevano difficoltà nel muoversi nella città. Uno di questi, per fare un esempio, è uscito con 20 minuti di ritardo, ha sbagliato strada e non ha neanche intercettato i manifestanti. Reparti che non conoscevano bene la città, reparti che avevano difficoltà ad affrontare quello che si è dimostrato il vero nemico dell'ordine pubblico in città, e cioè gli appartenenti al blocco nero. Erano anni, tanti anni che non succedeva, a parte qualche episodio, anche grave, come gli scontri avvenuti a Napoli qualche mese prima, nel marzo del 2001. Scontri avvenuti durante una riunione internazionale, che hanno avuto anche denunce di violenza in caserma simili a quelle di Genova e un processo che è ancora in corso. Erano anni che non si vedevano scontri così, di tipo militare, come quelli degli anni 70. E non se ne vedranno più neanche dopo di scontri così. A Firenze, per esempio, l'anno dopo, nel novembre del 2002, il Forum Sociale Europeo tiene un convegno, una serie di manifestazioni e un grande corteo per protestare contro la guerra in Iraq. Ci sono centinaia di migliaia di manifestanti, ma le forze dell'ordine si schierano in piccoli reparti nelle vie laterali e non succede assolutamente niente. Equipaggiamento nuovo, disorganizzazione generale, piazza difficile. Anche la catena di comando, che avrebbe dovuto gestire l'ordine pubblico a Genova, appare un po' confusa. Il responsabile dovrebbe essere il questore di Genova, Francesco Colucci, affiancato dal vice capo della polizia, Ansoino Andreassi. Ma poi a Genova arriva il prefetto La Barbera, che dirige l'UCIGOS, l'ufficio centrale antiterrorismo. Arriva il primo dirigente Franco Gratteri, che dirige lo SCO, il servizio centrale operativo della polizia. Arrivano anche i loro vice. Sono tutti uomini di fiducia del capo della polizia Gianni De Gennaro.
tutti funzionari molto esperti e molto preparati nella lotta alla mafia, alla criminalità e al terrorismo. Invece qui sono arrivati a Genova convinti che problemi non ce ne fossero e quindi che ci fosse una taglia che andava bene per tutti come abito, mentre invece forse andava differenziato molto l'intervento. Per qualcuno, invece, la spiegazione è più complessa e, se possibile, ancora più inquietante. Per interpretare quello che è successo al G8 di Genova non può essere trascurata la dimensione politica della questione. Non va giudicata peregrina la tesi secondo la quale, in fondo, un modello di ordine pubblico di tipo repressivo potrebbe essere stato utilizzato proprio guardando avanti nel tempo da parte di alcune forze politiche. Siamo a luglio, è in pentola una finanziaria che molto probabilmente avrebbe incontrato l'ostilità anche delle forze sociali. Si prevede un autunno caldo da questo punto di vista. Il 94 continua a essere uno spettro angosciante nei confronti del governo in carica e quindi qualcuno può aver pensato che potesse essere utile in qualche modo delegittimare la piazza. Qualcuno può aver pensato di mandare un messaggio ai moderati del paese. Se la piazza è violenta in sé e insicura, tenetevi lontano. In questo modo qualcuno può aver pensato di evitare uno scontro duro sul merito delle questioni politiche e sociali ed economiche che sarebbero state affrontate poi di lì a qualche mese. Nel disastro dell'ordine pubblico a Genova sono coinvolte le forze dell'ordine, lo abbiamo visto, ma ci sono anche molti manifestanti. Ci sono i pacifisti di Piazza Manin, ci sono i giornalisti, i medici, gli anziani, i manifestanti pacifici massacrati in quel modo, con le ossa rotte e il volto coperto di sangue. Ma ci sono anche ragazzi col volto coperto che lanciano sassi contro la polizia, che impugnano spranghe e bastoni, che attaccano i mezzi dei carabinieri e gli danno fuoco, che devastano la città. Sono i black bloc italiani e stranieri, a cui si aggiungono anche autonomi italiani e altri appartenenti all'area antagonista, e anche giovani venuti a Genova apposta per l'occasione, come ultra di alcune tifoserie greche, italiane e francesi, e anche cani sciolti privi di un'identità politica. Il questore di Genova Francesco Colucci parla anche, in un rapporto, di possibili infiltrazioni di provocatori neofascisti arrivati a Genova apposta per creare disordini. Ma ci sono anche manifestanti inquadrati nei cortei, soprattutto in quello dei disobbedienti. Al culmine dei disordini, i manifestanti impegnati negli scontri con la polizia saranno alcune centinaia. Perché lo fanno? Perché era quello che volevano fare fin dall'inizio, dice qualcuno. Perché ci sono andati apposta a Genova, organizzati, armati e istigati da dichiarazioni aggressive come quelle di Francesco Caruso e di Luca Casarini e di altri leader del movimento. Vi dichiariamo formalmente guerra. È una scelta che voi avete provocato, perché noi preferiamo la pace. Aggressione alle forze dell'ordine, si dice da una parte, organizzata e ricercata, e non solo da parte di una minoranza di estremisti violenti. Non c'era una distinzione tra coloro che hanno operato la violenza e la guerriglia e gli esponenti del Global Forum, che anzi, per la notizia che mi è stata data, avrebbero favorito e coperto questa loro presenza. Reazione invece, dicono altri. Reazione di alcuni manifestanti che sarebbero stati pacifici se non fosse successo quello che è successo. Per quanto riguarda le vicende delle tute bianche, il corteo reagisce quando viene attaccato con violenza dai carabinieri. E poi ci sono i black bloc. Ecco, i black bloc restano un mistero, sconosciuti anche nell'identità dei singoli, perché tra quelle 250 persone arrestate durante gli scontri al G8 di Genova non c'è neanche un black bloc. Quello dei black bloc è uno dei misteri del G8 di Genova. Qualcuno si chiede perché non li prendano subito. Perché, appena cominciano ad armarsi e a devastare la città, le forze dell'ordine non li arrestano?
mancanza di coordinamento e reparti troppo pesanti per agire in fretta e in modo mirato su piccoli gruppi di guerriglieri urbani che si muovono rapidamente e che entrano ed escono spesso da cortei che non riescono a tenerli fuori. Noi abbiamo detto in modo molto chiaro, siamo un movimento pacifico, abbiamo storie e culture diverse fra di noi e non avremo servizi d'ordine, perché pensiamo che a tutelare queste manifestazioni debba pensare lo Stato democratico. Dico questo anche perché avevamo con noi molte associazioni che venivano dal mondo cattolico che erano totalmente strane alla logica dei servizi d'ordine. Ma c'è anche un'altra cosa. Ci sono due informative del SISDE, una del 19 e una del 20 luglio, che parlano dei piani dei Black Bloc per il G8 di Genova. Riunirsi in piazza da Novi, armarsi e partire da lì per creare disordini. E in effetti è proprio quello che è successo, però lì non c'era nessuno a fermarli. Errore di valutazione? E poi ci sono molte immagini che vengono interpretate in un modo inquietante. Mostrano Black Bloc molto vicini ai reparti delle forze dell'ordine, che non intervengono per fermarli. Infiltrati, provocatori, semplici coincidenze. Per qualcuno l'attività dei Black Bloc durante il G8 di Genova resta un mistero. Come per molti, resta un mistero anche un altro episodio, la morte di Carlo Giuliani. L'inchiesta sulla morte di Carlo Giuliani si conclude nel maggio del 2005. Secondo le sue conclusioni, il carabiniere ausiliario Mario Placanica si trova, assieme ad altri due carabinieri, dentro un Defender, bloccato e isolato, con i vetri rotti, attaccato da un gran numero di manifestanti, tra cui c'è Carlo Giuliani, che gli sta lanciando contro un estintore. Placanica si sente in pericolo di vita, estrae la pistola e spara. Secondo la perizia di un gruppo di esperti coordinati dal professor Carlo Torre, Carlo Giuliani è stato ucciso da un proiettile calibro 9 lungo, che sarebbe stato sparato in aria, avrebbe colpito un calcinaccio lanciato da un dimostrante e si sarebbe frammentato e poi avrebbe colpito Carlo Giuliani allo zigomo, uccidendolo. Maggio 2005, inchiesta conclusa, archiviazione. Ma c'è chi non è d'accordo, Heidi e Giuliano Giuliani, la madre e il padre del ragazzo ucciso, e non soltanto loro. Normalmente la grande informazione ha dato notizia di quello che è successo in Piazza Limonda così. Una camionetta dei carabinieri è rimasta isolata in Piazza Limonda, un ragazzo, un manifestante con un estintore la assaltava. In questa frase, rispetto alla ricostruzione meticolosa che si può fare con le fotografie e i filmati, di vero non ci sono neanche le pause e le virgole. Quali sono i dubbi? La controinchiesta della famiglia Giuliani e dei suoi legali si basa sull'esame delle immagini e delle testimonianze. Secondo loro, la posizione del Defender non sarebbe quella che viene di solito raccontata. Alcune fotografie, che non subiscono lo schiacciamento dato dall'effetto della prospettiva, mostrano Carlo Giuliani e gli altri manifestanti ancora lontani dal Defender al momento dello sparo. Mostrano che il Defender non è così isolato, che lì vicino c'è un plotone di carabinieri con ufficiali e sottufficiali e ad una cinquantina di metri c'è anche un reparto di polizia. Il Defender, poi, non sarebbe neanche così bloccato. Nonostante ci abbiano detto che la camionetta si trovava col motore spento e questa era la ragione per la quale non aveva potuto liberarsi spingendo il cassonetto, anche questa sembra una cosa non vera, perché in pochissimi secondi, in 4 secondi, la camionetta col motore spento avrebbe avuto la possibilità di riaccendere il motore, ingranare la retromarcia, passare una volta sul corpo di Carlo e schiacciarlo, ingranare la prima, ripassargli sopra e percorrere una ventina di metri per uscire di scena. È davvero una situazione difficile da immaginare e da credere. Thank you.
Le foto poi mostrano Mario Placanica che tiene la pistola dritta, parallela al terreno, puntata sui dimostranti e non per aria. Mario Placanica poi cambia versione più volte. Prima dice di aver puntato la pistola, gridando andatevene o vi ammazzo, 3 o 4 volte. Credeva di averla sicura e invece no. Il primo colpo è partito per errore e il secondo di riflesso. Poi cambia versione. Perché io ho sparato in aria. Non ho sparato contro persone. Al Corriere della Sera dichiara in un'intervista che per quello che non ha fatto ha pagato già abbastanza. Invece, interrogato in uno dei processi che si tengono in seguito sui fatti del G8, si avvale della facoltà di non rispondere. Intende avere la facoltà di non rispondere o intende rispondere? Sì, intendo avvalermi. Intende? Avvalermi della facoltà di non rispondere. Quindi non risponde? No. E poi c'è un'altra cosa, c'è la storia del sasso. C'è una foto nella quale c'è una pietra a 1,5 metri dalla testa di Carlo e poi c'è un'altra foto in cui quella pietra con un angolo intriso di sangue è vicino alla testa di Carlo. Siccome le pietre non sono animate, vorrei solo sapere chi è quel carabiniere che ha spaccato la fronte con una pietrata, spostandogli persino il passamontagna nel momento in cui ha inferto il colpo. È una vergogna. Come è morto Carlo Giuliani? Perché è morto? Quanti erano i carabinieri dentro quel Defender? Chi ha sparato? E cosa è successo dopo? Hanno ragione il decreto di archiviazione e i periti del professor Torre o la controinchiesta della famiglia Giuliani e dei suoi legali? Da subito abbiamo chiesto verità e giustizia per quello che era successo, per capire perché era successo. Non abbiamo nessun desiderio particolare di vendetta, anzi, ma bisogna chiarire le responsabilità politiche e della catena di comando. Per questo abbiamo chiesto un processo e non ce l'hanno dato. I processi istruiti dalla Procura di Genova su quello che è accaduto durante la riunione del G8 sono principalmente 3. Il primo riguarda gli scontri che hanno sconvolto la città, le devastazioni, le reazioni dei disobbedienti di via Tolemaide, l'incendio del blindato dei carabinieri, gli scontri di piazza Limonda. Delle 250 persone arrestate per vari motivi, la maggior parte sono state scagionate prima ancora di arrivare al processo. E tra questi ci sono tutti quelli che hanno raccontato qui la loro storia. Ne restano sotto processo 26, 2 arrestati in quei giorni e gli altri identificati dalle foto. Sono accusati di associazione a delinquere finalizzata al saccheggio e rischiano dagli 8 ai 15 anni. Tra di loro, lo abbiamo visto, non ci sono black bloc. Ci sono anarchici e autonomi italiani accusati di aver partecipato alle azioni dei black bloc. Il processo è iniziato il 4 marzo del 2004. Pubblici Ministeri, Anna Canepa e Andrea Canciani. Il secondo riguarda le denunce fatte dai manifestanti per le botte, le violenze, le umiliazioni e i soprusi subiti nella caserma di Bolzaneto. 45 imputati tra polizia, carabinieri e polizia penitenziaria, di cui 9 accusati di atti di violenza specifici. Il processo è iniziato il 12 ottobre del 2005. Pubblici Ministeri, Patrizia Petruzziello e Vittorio Ranieri Miniati. Su Bolzaneto però va detto con grande serenità che chiunque, e quindi senza distinzione di giubba alcuna, si sia reso complice o autore di torture e maltrattamenti, secondo me, deve essere espulso dalle forze di polizia. Il terzo processo è quello per l'irruzione alla scuola Diaz. 29 imputati per concorso in lesioni gravi, calunnia e falso. Dai capisquadra che hanno fatto irruzione nella scuola fino ad alcuni dei più alti gradi della polizia presenti quella notte a Genova. Tra gli indagati c'è anche l'ex capo della polizia Gianni De Gennaro, accusato di aver indotto a testimoniare il falso il questore di Genova Francesco Colucci. A questi si aggiungono una dozzina di procedimenti specifici sulle querele sporte dai manifestanti,
come quella a carico del primo dirigente Perugini, all'epoca vice capo della Digos, accusato di violenze su un ragazzo fermato il sabato 21 luglio. Poi ci sono le cause intentate dai manifestanti feriti dalle cariche della polizia, come quella della dottoressa Marina Pelli Spaccini, che fa causa allo Stato per essere stata picchiata mentre si trovava in piazza Manin assieme ai pacifisti della rete Lilliput. Quella della dottoressa Spaccini, vinta nell'aprile del 2007, è una delle prime cause civili che si concludono con un risarcimento. Un'altra è quella di Rita Sieni, picchiata durante il corteo internazionale di sabato 21, presa a calci in faccia mentre era per terra e spruzzata di gas urticante quando chiedeva aiuto. Causa vinta, 25.000 euro di risarcimento. Sono stati momenti durissimi. Un ricordo che mi perseguita è questa schiera di poliziotti che mi attaccano uno dopo l'altro, quando io sono già in terra con la testa grondante di sangue. Scontri di piazza, caserma di Bolzaneto, scuola Diaz. Non sono processi facili. Qualcuno ha detto che sappiamo già tutto del G8 e in effetti con i processi che ci sono stati subito dopo molti elementi di verità in più sui fatti di quei giorni sono stati raggiunti, però non sappiamo ancora tutto. Come ci ricordiamo il G8 per la sua zona rossa, beh adesso la zona rossa non c'è più ma rimane una zona grigia e la zona grigia riguarda la seguente domanda: chi comandava effettivamente nei giorni del G8? E questo vale nel piccolo, se così si può dire, e nel grande, cioè vale per esempio per l'operazione Diaz come vale in generale per l'ordine pubblico. Ma a parte la Diaz, chi fa e chi disfa in quei giorni i piani dell'ordine pubblico? In un romanzo di Andrea Camilleri, Il giro di boa, il commissario Montalbano dice che vuole lasciare la polizia dopo aver saputo della brutta storia delle bottiglie Molotov lasciate alla scuola Diaz. Quella, dice, non è la mia polizia. E ha ragione. La polizia, i carabinieri, le forze dell'ordine sono un'altra cosa. Sono il commissario Boris Giuliano o il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa uccisi dalla mafia. Sono anche tutti quegli operatori della sicurezza che a Genova, nonostante tutto, hanno fatto il loro dovere nel pieno rispetto della legalità e dei diritti. Però c'erano anche quelli che picchiavano la gente per terra, che torturavano gli arrestati, che cantavano, vittoriosi, 1-0 per noi, per la morte di un ragazzo. E anche questo richiede una riflessione. C'erano tante telecamere a Genova durante il G8, tanti registratori, tanti telefonini. Praticamente ogni momento è stato documentato e da più angolazioni. Le immagini, i suoni, si possono interpretare, ma ci sono e restano. E quando sono così, pongono domande che richiedono risposte. Con decisione, senza paura e pubblicamente. In una democrazia i panni sporchi, quando ci sono, non si lavano in casa. Oddio!